col reddito di cittadinanza soppresso saranno circa 30.000 le famiglie che in Sardegna avranno decurtato l'introito quotidiano per poter vivere. Ci batte solo la Sicilia con 7.000 persone in più. Non è una consolazione, però è l'attacco del governo. L'attacco del governo Meloni ai poveri. Per riaverlo bisognerà leccare parecchi derettani, signore e signori. Quelli della burocrazia statale, come per esempio i servizi sociali, che già sono in difficoltà, grossa difficoltà, che devono individuare le loro prese in carico, che confermerebbero naturalmente l'assegno almeno sino alla fine dell'anno, oppure scaricarli ai centri dell'impiego. Centri dell'impiego, cioè ti cercano lavoro, ti cercano da trovare, in poche parole. Arriverà, monta del governo, chissà come e quando. Sarà un assegno, ma chi lo sa, un assegno di inclusione, così si chiama AI, e oppure servizio di formazione e lavoro, esattamente SFI. Queste sono le sigle che bisogna ricordare. Me ne immagino già poi la disperazione di chi è anziano e deve fare i conti con questa nuova giungla. Mi immagino le persone che soffrono per la loro invalidità, magari soli a casa, senza nessuno che gli dia una mano d'aiuto per cercare di cavarsela al computer, quando del computer magari non conoscono niente. Forse stava meglio quando stava peggio, con una telefonata, ma se telefoni non ti risponde nessuno. Ti rispondono e ti dicono PG numero 9, PG numero 10, e stai 10 minuti ad aspettare che qualcuno ti risponda, ma quel qualcuno sarà sempre poi alla fine dei conti una voce meccanica e tu dovrai continuare da capo. Avete letto che ci sono degli uffici statali, io ho preso alcuni appunti, che ancora si comportano come nel periodo addirittura scottante dei Covid. Praticamente si entra contingentati con la paura del rifiuto. Ci aspettano momenti brutti, signore e signori. Gente per strada a chiedere l'elemosina. Ci aspettano anche i momenti in cui tante persone che non ci avevamo pensato prima saranno purtroppo costretti ad andare alla Caritas. Ma è il nuovo corso della politica questo, la paura del rifiuto. È sempre più disponibile questa politica per i ricchi quanto è riottosa e respingente per i poveri. Ora addirittura, ultima istanza di questa sera, decine di migliaia di famiglie, pur mantenendo il diritto al reddito di cittadinanza, rischiano di restarne senza anche i sussidi. I comuni infatti lamentano ritardi, le regioni denunciano che non è stato approntato per questo mese il supporto per la formazione per il lavoro, e il sostegno di questo dovrebbe essere intorno ai 350 euro, alla quale è stato tolto appunto il reddito di cittadinanza, quindi gli hanno questi 350 e non ti danno il resto. Stanno venendo a galla praticamente tutte le falle, e questo è lo scotto che dovremmo pagare. Purtroppo una legge, se va fatta, va fatta pensando anche alle conseguenze, e non intanto l'abbiamo fatta e poi vedremo come va. Purtroppo l'Italia invece va avanti così, e noi ne siamo consapevoli. Ci dispiace per tutte le persone che saranno in grandi difficoltà. C'è qualcuno che forse con il reddito di cittadinanza ci ha marciato, ma ce ne sono tante altre che invece, pur non sapendosi districare nei meandri della burocrazia, ne aveva veramente bisogno. Arrivederci.